Presenta la notifica degli iscritti a parlare all'inizio della seduta e disciplina l'ordine degli interventi alternando opportunamente gli esponenti dei gruppi della maggioranza e delle minoranze, quindi così procederemo. E ricordo anche che l'articolo 68 stabilisce che durante la seduta i consiglieri regionali intervengono dal proprio seggio rivolgendosi al Presidente, dopo averne ottenuta facoltà dallo stesso. I consiglieri per intervenire alla discussione devono iscriversi a parlare prima che la stessa abbia inizio, fatta salva la facoltà del Presidente di accettare ulteriori iscrizioni nel corso della discussione. Abbiamo ricevuto, così adempio al compito di darvi comunicazioni, al momento le iscrizioni a parlare per il gruppo Popolo della Libertà del consigliere Parolini, per il gruppo Partito Democratico dei consiglieri Alfieri e Martina, per il gruppo Lega Nord dei consiglieri Romeo, Parolo e Foroni, per il gruppo Maroni Presidente del consigliere Galli, per il gruppo Movimento 5 Stelle dei consiglieri Carcano e Nanni, per il gruppo Ambrosoli Patto Civico i consiglieri Ambrosoli e Castellano, per il gruppo Fratelli d'Italia consigliere Decorato, per il gruppo Partito Pensionati la consigliere Fatuzzo. Se qualcun altro vuole iscriversi lo prego di farlo nei prossimi 15 minuti così da regolare le 3 ore che ci siamo dati come tempo massimo per la nostra discussione. Apriamo dunque il dibattito, la parola al consigliere Parolini del gruppo Popolo della Libertà. Presidente, innanzitutto, si sente. Innanzitutto grazie per il suo intervento, mi sono riconosciuto in tutte le cose che ha detto, mi sono riconosciuto molto nei criteri che trasparivano dal suo intervento, perché mi è sembrato che siano stati tutti collegati da un fil rouge, cioè da una concezione della nostra regione e in genere della nostra società come composta di persone che sono persone uniche, libere, irriducibili e capaci però di lavorare insieme agli altri. E dal rispetto che la politica e le istituzioni devono avere di queste persone. Ho apprezzato il suo evidente porsi in una continuità rispetto all'amministrazione degli anni scorsi, ma una continuità che si pone come obiettivo il cambiamento. Vogliamo tenere tutto ciò che c'è di buono, ci ha detto, vogliamo cambiare ciò che può essere migliorato e il molto che deve essere adeguato ai tempi che cambia. Questo è anche il mio e il nostro pensiero. E mi pare che la sua calorosa sottolineatura del metodo con cui questo cambiamento deve essere fatto e del modo in cui deve essere gestita questa regione, cioè il criterio della sussidiarietà, sia l'elemento fondamentale. Perché la sussidiarietà significa libertà, significa che non si parte dall'alto con l'attribuzione che il potere fa di determinate libertà, ma si parte riconoscendo che la libertà è costitutiva della persona e della società e che quindi i problemi vanno affrontati là dove si formano, nel modo più appropriato, e le istituzioni devono aiutare chi si dà da fare per risolverli e non senza la pretesa di sostituirsi ad essi. Anche la sottolineatura della necessaria lotta alla criminalità è un elemento decisivo. La sua esperienza di ministro dell'Interno ci rassicura anche della competenza con cui questa potrà essere fatta nella collaborazione con chi è chiamato in modo più preciso a contrastarle, cioè gli organismi statali. È una premessa, non possiamo certo ridurre nella storia, nell'economia della nostra regione a una storia criminale, ma non c'è sviluppo libero e autonomo senza la tranquillità sul fatto che lo Stato provveda alla sicurezza dei cittadini e a contrastare chi voglia alterare la vita sociale ed economica con mezzi illeciti. Quindi questo so che è da sempre una delle sue battaglie fondamentali, mi ha fatto piacere sentire che anche stamattina è stato ribadito. Noi dobbiamo collaborare a rifondare la vita sociale non solo della nostra regione ma del nostro paese, ripartendo da un elemento fondamentale, che è quello della fiducia. Oggi purtroppo il dubbio, il sospetto, il timore, la paura stanno diventando sempre di più il vestito della psicologia di molti.
Noi dobbiamo ripartire invece da quello, cioè da ciò che fonda ogni rapporto, che è quello della fiducia. È normale, è naturale, è positivo ed è condizione per lo sviluppo il fatto che ci si fidi gli uni degli altri, fino a prova contraria. Questo è anche questo ho letto nel suo intervento, cioè il richiamo al fatto che si deve lavorare insieme per costruire qualcosa di positivo per tutti, ma per lavorare insieme bisogna cominciare a fidarsi gli uni degli altri. Ed entro un po' nel merito delle questioni affrontate, e cioè la sottolineatura che la questione del lavoro è una questione decisiva. Senza lavoro non manca solo la possibilità di mantenersi, di provvedere alla propria famiglia e di provvedere anche ai compiti non solo di mantenimento ma anche di educazione dei figli. Manca anche spesso una ragione di vita. Io qualche volta incontro disoccupati che magari hanno qualche fonte di reddito, magari la moglie che ha mantenuto il lavoro, ma ciò che colpisce ancor prima che la mancanza di risorse è la tristezza di chi si alza la mattina e dice oggi che cosa faccio. Ecco, il lavoro è innanzitutto uno strumento di realizzazione della persona ed è per questo che giustamente lei ha sottolineato che questa è per noi la priorità. Ma il lavoro non si crea per legge, il lavoro non si crea attraverso il ricorso sempre più esasperato alla magistratura del lavoro. Abbiamo visto che purtroppo la riforma Fornero, magari partendo da buona intenzione, alla fine ha prodotto il licenziamento di molti, ha prodotto un aumento enorme dei contenziosi. Il lavoro si crea se si crea ricchezza ed è per questo che da un lato devono essere tutelati i lavoratori delle aziende in difficoltà e la questione della cassa integrazione anche in deroga deve essere oggetto di una grande battaglia nei confronti del governo, perché noi non possiamo permettere che le imprese che ancora reggono nonostante la crisi, che hanno un momento di difficoltà, perdano il rapporto con i lavoratori. Bisogna mantenere, oltre che la possibilità di vita per i lavoratori, anche questo contatto con l'impresa, perché noi pensiamo che la cassa integrazione serva per affrontare un momento di difficoltà, ma che è rivolto ad una ripresa dello sviluppo che attendiamo. Quindi la cassa integrazione è il modo con cui il legame vitale tra il lavoratore e l'impresa viene mantenuto in essere e crea condizioni perché si possa ripartire. Senza questo noi credo che avremo grandi difficoltà sociali e mineremo le possibilità stesse di una ripresa. Non ce n'è bisogno, lo so, ecco, ma la invitiamo a portare avanti questa battaglia nel modo più urgente e più forte. Sappia che questo consiglio, io non credo che sarò smentito da nessun altro, è con lei in questa battaglia urgente e fondamentale. Però gli strumenti per affrontare l'emergenza non possono bastare. Noi dobbiamo sempre di più, e mi fa piacere aver sentito un lungo elenco di iniziative che già sta mettendo in atto, alcune già esistenti dalla legislatura precedente, ma molte invece proposte in modo innovativo, perché queste condizioni per ricreare e aumentare la ricchezza possono diventare operative. La questione principale mi sembra quella del credito. Quel pacchetto da, mi pare, 1.100.000.000 di euro che lei ha dettagliato è una prima iniziativa, è quello che può fare la Regione ed è quello che sta già facendo e che farà sempre di più per superare quelle crisi di liquidità delle imprese che spesso si accompagnano invece a situazioni economiche positive. Sono imprese che guadagnano ma che spesso vanno in crisi perché gli manca la liquidità anche a breve. Quindi questa è un'iniziativa meritoria, ha bisogno però di un coinvolgimento forte del sistema bancario, che senza l'assunzione di responsabilità condivisa e magari aiutata da parte delle banche non riusciremo da soli, le istituzioni e nemmeno la Regione Lombardia riusciranno a far fronte a questo problema. Serve una grande presa di responsabilità anche del sistema bancario in uno spirito di collaborazione che noi dobbiamo sollecitare e agevolare.
L'altra grande questione, e tutti ne sentiamo parlare ogni giorno, ogni volta che abbiamo rapporti con chiunque abbia qualche attività economica, ma anche con chi abbia sia espressore del volontariato, è il tema della burocrazia, che è diventata ormai un peso insostenibile. Noi abbiamo pensato per anni che la questione della legalità, che la questione del funzionamento dell'economia, della società e delle istituzioni si risolvesse continuando a produrre regolamenti, pensando che ogni dettaglio della vita debba avere qualche comma, qualche articolo che lo regola. Non è così. La vita è complessa, cambia continuamente, è fatta della libertà di ciascuno. La pretesa di regolarla in ogni dettaglio è una pretesa mortifera. E ormai questa pretesa ha generato una mostruosità di norme e di mentalità anche in chi le deve attuare, che rende difficile la vita e l'economia. Dobbiamo fare una grande battaglia, ma anche in questo ho sentito parole forti e molto chiare nel suo discorso, perché la burocrazia venga effettivamente e da subito cambiata. Lo diciamo da troppo tempo, è ora di cominciare a farlo, perché non è solo la burocrazia dello Stato, è anche purtroppo la burocrazia della Regione, è quella delle province, è quella dei comuni, che ormai ha assunto una mentalità per cui è anche comprensibile, ma non accettabile, che, per cui si dice se non faccio non rischio. Ecco, invece bisogna fare in modo che i tanti bravi funzionari della pubblica amministrazione siano messi in condizione di poter dire mi assumo responsabilità, perché questo io sono qui per aiutare la vita dei cittadini e non per impedirla. Mi permetto di proporre una questione a titolo di esempio, ed è la questione dei tempi certi. Ho sentito imprenditori dirmi ho presentato una domanda di ampliamento del mio stabilimento nel 2007, non ho ancora avuto l'autorizzazione. Ora, nel 2007 eravamo in un'altra epoca, in un altro mondo. Adesso dice, si tengono l'autorizzazione perché non ho più né i clienti né i soldi. Questo noi non ce lo possiamo permettere. Allora, come si risolve la questione dei tempi certi? C'è un modo radicale, che è quello di generalizzare il silenzio assenso. Se dopo un mese, due mesi, non ti hanno risposto, vuol dire che va bene. Questo non significa riduzione dei controlli, ma anzi fare in modo che chi è preposto ai controlli li faccia nei tempi in cui li deve fare. Non c'è nessun funzionario pubblico che si possa permettere di non fare ciò che deve fare se sa che dopo quel tempo l'autorizzazione sarà operativa, perché ne risponde. Quindi introduciamo in tutte le procedure, ovviamente ad eccezione di quelle in cui è prevista una partecipazione pubblica come le valutazioni di impatto ambientale, ma in tutte le altre introduciamo il silenzio assenso. È una scelta virtuosa perché dà certezze. Del resto, in tutti gli altri paesi, anche quelli vicini alla nostra regione, che ci fanno concorrenza territoriale, la questione dei tempi è uno degli attu che vengono sbandierati in modo più forte. E poi la questione delle reti. Le reti hanno questo di bello, che non hanno bisogno diffondere imprese, associazioni, realtà diverse in modo da unificarle. Mantengono l'autonomia, ma permettono di creare quella massa d'urto che serve quando si devono affrontare sfide su un campo ampio come quello in cui si muove oggi la nostra economia. Allora, occorre favorire la formazione di reti. Anche qui non basta parlarne continuamente. Bisogna cominciare con azioni mirate, ma la Regione ne ha già in corso e altre ce ne aspettiamo, perché queste reti non solo si costituiscono, ma possono essere ampliate e diventare sempre più efficienti. La riduzione dei costi, la creazione di massa critica permette alle nostre imprese, che sono spesso imprese piccole o medie e a volte anche micro, di essere competitive anche su mercati mondiali. Tutti noi conosciamo imprese con pochi dipendenti che magari vendono autonomamente in paesi anche molto lontani. Vanno aiutate, gli vanno messe a disposizione tutti quegli strumenti che servono per essere più capaci di penetrare nei mercati in cui la concorrenza ormai diventa spietata. E questo non è forse in primo luogo compito nostro, ma bisogna sollecitare lo Stato, perché le nostre ambasciate, la nostra rete a sostegno del commercio estero diventi uno strumento effettivo di azione a chi si muove fuori dal nostro paese, perché oggi purtroppo sono, bene che vada, produttori di timbri
visti e autorizzazioni. E infine, su questo argomento, la questione dei giovani. Anche qui occorre fare in modo, non si può pensare anche in questo caso che i giovani lavoreranno perché c'è qualche legge che lo impone. Noi dobbiamo fare in modo che intanto chi assume un giovane, però io devo dire che a tutela della mia classe di età, devo dire che ci sono persone espulse dal mondo del lavoro a 50 anni che potrebbero trovare un altro lavoro ma che non lo trovano perché è troppo costoso riassumerli. Allora, per i giovani e per i meno giovani, facciamo in modo che chi assume lavoro si assume il rischio di assumere un dipendente, di fare investimenti, possa farlo per un certo periodo, un anno, due anni, con costi i più bassi possibili. Qualche forma c'è già, ma deve essere incrementata. Lo Stato magari prenderà qualche onere in meno, ma creerà più lavoro e alla fine, quando si crea ricchezza, si crea anche gettito per le casse pubbliche. Cioè, dobbiamo fare in modo di incentivare, di rendere molto più facile l'assunzione di giovani o di persone espulse dal mondo del lavoro, in modo tale che possa essere, non essere un cappio per le imprese e possa avere costi i più bassi possibili. Legata alla questione dei giovani c'è la questione dell'educazione. Mi è molto piaciuta la sottolineatura sul ruolo decisivo della famiglia e sulla libertà di scelta. L'educazione non è solo istruzione, è l'introduzione ad una visione della vita. È ciò che rende capace l'uomo di affrontare la propria vita, i problemi che essa comporta e anche le opportunità che essa dà. Questo deve essere, da un certo punto in poi, una scelta della persona, e quando queste persone non sono ancora in grado di decidere, sono dentro la famiglia, deve essere un compito della famiglia. Dobbiamo rendere la più effettiva possibile la libertà di scelta riguardo l'educazione, perché l'educazione di Stato pialla tutti, rende tutti uguali e poi alla fine si traduce in realtà in una diciamo così, proposta confusa affidata al singolo insegnante. Noi dobbiamo sempre di più fare in modo che le famiglie possano scegliere qual è l'educazione da dare ai propri figli, e su questo ci sono molte forme. E poi dobbiamo puntare su un'autonomia effettiva delle scuole, scuole paritarie e scuole statali, perché l'autonomia è stata dichiarata, in parte affermata, ma oggi è un'autonomia molto, molto limitata. L'assunzione degli insegnanti avviene in un modo che non può in nessun modo essere governato dagli organi che governano un singolo istituto, la gestione anche dei fondi economici è molto, molto limitata. Io sono convinto che responsabilizzare le singole scuole, anche con il coinvolgimento forte degli insegnanti e delle famiglie, e magari anche del mondo sociale ed economico nel quale la scuola è inserita, possa produrre risultati molto positivi. Ovviamente un quadro di valutazione dei risultati che è fondamentale. Lo stesso vale per l'università. Le nostre università sono università di eccellenza che competono a livello mondiale, che mandano i propri giovani all'estero anche in forme di collaborazione con università prestigiose, che ricevono da queste università altri giovani. Troppo spesso però queste università sono dei templi in qualche modo isolati dal resto della società, magari neppure per volontà dell'università, ma per norme che sono troppo rigide. Dobbiamo fare in modo che la collaborazione sulla ricerca, ma anche sulla formazione delle figure professionali, sia molto stretta col mondo economico, ma per esempio anche con il terzo settore e con il volontariato, perché se c'è questa stretta collaborazione ci sarà una maggior flessibilità delle preparazioni universitarie, ma anche una qualificazione molto più precisa e puntuale. Altra questione decisiva, darei toccata, è quella del bisogno, di persone che hanno bisogno, siamo tutti bisognosi, magari per questioni sanitarie, c'è chi ha più bisogno di altri. Noi abbiamo una rete di sostegno a chi ha bisogno invidiabile, gli anziani, le persone fragili, i diversamente abili, chi ha problemi di malattia cronica, insomma è un sistema che ci invidiano, fuori dalla nostra regione e fuori dal nostro paese. Noi non possiamo pensare che la riduzione delle risorse disponibili,
che pure è un dato incontrovertibile, si traduca in una semplice riduzione dei servizi. Anzi, non si deve tradurre in una riduzione dei servizi. Allora vuol dire che i servizi devono costare di meno restando efficienti. E qui ritorna la questione decisiva, che è quella della sussidiarietà. La sussidiarietà significa, per esempio, che tutti coloro che si danno da fare gratuitamente, tutti coloro che lavorano in realtà non profit, tutti quelli che si fanno carico di bisogni devono essere considerati come fornitori di un servizio pubblico. Non è, il volontariato non è qualcosa da dopo lavoro. Spesso mette in campo anche capacità e competenze straordinarie. Deve essere considerato come un effettivo fornitore di un servizio pubblico e come tale aiutato a svolgerlo meglio, certo in un quadro di programmazione per cui i servizi siano diffusi su tutto il territorio e su tutte le classi, le categorie di chi ha bisogno. Questo, anche questo, in modo particolare, significa sussidiarietà. Allora, vuol dire che se ci sono meno soldi, bisogna fare in modo da usarli come leva e mettere in movimento energie, capacità, gratuità, risorse e magari anche fondi di privati che sarebbero disponibili a fornirli, sapendo che vengono bene utilizzati. Su questo qualcosa da fare c'è ancora. E poi bisogna mettere mano un po' anche alla struttura dell'assistenza e della sanità lombarda, eccellente, efficiente, che può dare ulteriori può avere ulteriori miglioramenti sia per quanto riguarda la qualità che per quanto riguarda la riduzione dei costi. Dobbiamo essere molto attenti a fornire là dove servono tutti quei servizi che possiamo definire di prossimità. Ci sono servizi come le case di riposo piuttosto che l'assistenza ai disabili che devono essere il più possibile vicini alle case e alle famiglie. Altre come le chirurgie specialistiche o d'eccellenza non è detto che debbano stare in ogni ospedale, perché sono prestazioni a cui si ricorre una tantum e si è disposti anche a spostarsi per potervi accedere. Allora, un riordino che aumenti la qualità e che diminuisca i costi è possibile e credo che su questo sarà necessario lavorare e lavorare in fretta. Ma la nostra regione è fatta anche di istituzioni che sono rappresentative di territori e che sono capaci di governare questi territori. Noi rivendichiamo, e giustamente, il ruolo della nostra regione, una istituzione importante, un'istituzione che si è fatta carico in questi anni di tutte le proprie competenze e cercando tutti gli spazi possibili per rivendicare l'autonomia da uno Stato che, anche se qualcuno oggi lo presenta come se fosse la salvezza del nostro paese, ecco, rimane invece un punto critico e spesso un peso che rende difficile la vita. Allora, la nostra autonomia regionale è giustamente rivendicata ed è nelle sue corde, credo, continuare a rivendicarla, ma è anche nelle nostre corde, è anche nella nostra storia. L'autonomia della nostra regione, giocata insieme con l'autonomia delle altre regioni, quelle più vicine a noi, con le regioni del nord, ha un ruolo importante, non nella direzione di un isolamento e di un egoismo, ma per essere la locomotiva che trascina il nostro paese in un quadro europeo che va ripensato, perché non può essere anche quello una cappa ulteriore messa sulla vita dei cittadini. L'Europa deve tornare ad essere una realtà dinamica che favorisce, aiuta le differenze. Ma la nostra regione è fatta anche di autonomie a livello più basso. Mi permetta di difendere un'istituzione oggetto di sottovalutazione di attacchi, quella delle province. Noi abbiamo lavorato e anche il governo era arrivato ad un accorpamento e un riordino delle province che poteva essere condivisibile. Bisogna però che le province, magari riaccorpate, rese più efficienti, abbiano le competenze che la Regione Lombardia ha attribuito in questi anni, che si sono dimostrate utili, poste a livello adeguato e quasi sempre esercitate con competenza. Bisogna, e questa è una battaglia che non possiamo fare in quest'Aula, ma che dobbiamo riportare al Parlamento e al Governo,
che si riporti l'elezione dei presidenti dei consigli provinciali a livello primario. Sono organi costituzionali che devono avere un'investitura popolare, altrimenti rischiano davvero di diventare inutili. Questa è una mia posizione personale che però mi permetto di dire in questa occasione, perché credo che l'esperienza lombarda sia anche questa esperienza lombarda sia un'esperienza esemplare. La Regione ha dato molte deleghe alle province, che quasi sempre sono province grandi, che sono province che rappresentative di territori costituiti da secoli e in cui c'è una forte identità, ma c'è anche una forte capacità di esercitare quei ruoli in settori come le infrastrutture, l'istruzione e molti altri, in cui difficilmente sarebbe possibile l'intervento o della Regione o dei singoli comuni. Difendiamo questa istituzione razionalizzandola e facendo in modo che costi il meno possibile e renda il più possibile. La Regione Lombardia poi è una delle poche, forse l'unica, che ha conservato le comunità montane. Le nostre sono comunità montane non in riva al mare, anche perché il mare non ce l'abbiamo. Sono comunità di valle, sono comunità vere, sono comunità che hanno una storia e una grande capacità di tenere insieme le comunità locali, i comuni. Svolgono un ruolo importante, gli abbiamo garantito autonomia e risorse. È una strada su cui andare avanti. Anche qui, introducendo ulteriori semplificazioni, evitando sovrapposizioni, facendo in modo che siano sempre più efficienti, ma manteniamole perché hanno dimostrato di essere effettivamente rappresentative di territori e capaci di gestire nel loro ambito aree molto delicate e molto difficili, perché la vita in montagna è più difficile che nelle città. E poi bisogna aiutare i comuni a mettere insieme i servizi, anche qui mantenendo il più possibile la loro autonomia. Mi pare che in Francia ci siano 36.000 comuni, in Italia 8.000. Allora non è il taglio dei comuni che decide della loro efficienza, ma è il fatto che siano capaci, in Francia è obbligatorio per legge, di mettersi insieme per fornire servizi e per chiedere investimenti e risorse sui progetti. Se noi stabiliamo una soglia per cui la Regione non dà finanziamenti se non c'è un insieme di comuni che rappresenta almeno un limite di popolazione definito, favoriremo enormemente questa attività. E poi dobbiamo liberare le risorse liquide che ci sono negli enti locali, perché il fatto che ci siano province e comuni con soldi in cassa, a volte tanti soldi, che non pagano le imprese che hanno già lavorato o che non fanno investimenti, che pure sono necessari. Io ho visto purtroppo province efficienti dover rinunciare perfino alla manutenzione delle strade perché non possono superare il patto di stabilità pur avendo i soldi in cassa. Il patto di stabilità così com'è oggi non serve più. Oggi è solo un cappio al collo degli enti locali che purtroppo è diventato un cappio al collo delle imprese e dei cittadini. Dobbiamo pretendere un radicale cambiamento, cominciando per esempio a dire che le imprese vanno pagate e che gli investimenti, almeno una quota di questi, devono essere fatti. Si facciano i conti sull'indebitamento, si facciano i conti sull'efficienza gestionale, ma non si può mettere una regola uguale per tutti, perché una regola uguale per tutte uccide i virtuosi e a volte non fa neanche male a quelli che virtuosi non sono. E si avvicina alla conclusione del tempo che è stato concesso al mio partito e vorrei fare un'ultima sottolineatura sulla questione del territorio e dell'ambiente. È una questione decisiva, noi dobbiamo mettere mano al risanamento delle molte aree inquinate che ci sono in Lombardia, dobbiamo farlo senza velleità, perché il caso di Brescia è evidente, si è affidato allo Stato il compito di risanare, dopo 6 anni lo Stato non ha provveduto e l'area inquinata è lì dove era. Bisogna fare in modo che ci siano aiuti statali, che ci siano aiuti regionali, ma che mettano in movimento risorse locali e anche risorse private. Bisogna fare in modo che i pochi soldi pubblici diventino la leva anche di un risanamento che evidentemente ha anche implicazioni economiche e che devono essere valorizzate, perché la salute dei cittadini è fondamentale. Non basta dire che noi vogliamo tutelarla, bisogna pensare a iniziative realistiche perché questo possa essere fatto. E poi la questione della tutela del territorio. Io penso che ora che si sta concludendo l'approvazione dei piani di governo del territorio dei comuni, si possa finalmente pensare anche
a una rivalutazione della legge 12, che preveda, per esempio, ma la butto lì come proposta, anche una moratoria sul consumo di suolo. Diciamo che adesso i piani sono fatti, l'economia è quel che è, ci sono tante aree da recuperare, possiamo pensare che per qualche anno non si occuperanno nuovi terreni, pensiamoci, perché secondo me, ecco, ma credo che l'assessore Beccalossi già su questo qualche idea l'abbia portata avanti, e lei Presidente mi sembra che sia stato piuttosto esplicito anche su questo, poniamo una forte attenzione sulla questione del consumo di suolo. Può darsi che per qualche anno non ci sia bisogno di consumare altro territorio. E concludo con un'osservazione politica. A me pare che la sua posizione sia una posizione chiara, fondata su principi espliciti, e che quindi venga da una posizione politica dichiarata, ma potrebbe essere diversamente, visto che nelle competizioni elettorali c'è chi vince e c'è chi perde, generalmente su proposte diverse. Ma io ho colto nelle sue parole e anche nei suoi atteggiamenti una grande disponibilità a collaborare, non solo con il Consiglio in generale, non solo con i gruppi di maggioranza, ma anche con i gruppi di minoranza. A tutti io rilancio questo appello. Qui dentro ognuno svolge la propria funzione. Abbiamo su alcune questioni visioni diverse, su altre visioni coincidenti. Vi è da parte nostra la massima disponibilità ad una collaborazione che sia capace anche di recepire tutte le proposte positive che da qualunque parte vengano, anche dalla minoranza. Noi ci assumiamo il nostro ruolo, che è quello di governare, ma siamo disponibili ad una collaborazione senza pregiudizi. Del resto la prima conferenza del capigruppo in qualche modo ha già dato conto di questa disponibilità, e anche a quel gruppo che non si definisce un partito ma un movimento, che in qualche modo si mette in posizione più critica rispetto alle istituzioni, anche questa. Ecco, io lancio un appello, che è lo stesso che ho detto a tutti, ad una collaborazione, mi pare che ieri in qualche modo se ne sia dato atto, ed è una sfida, una provocazione che lancio, che è quella di trovare una via lombarda anche alla messa in discussione delle istituzioni, una via lombarda che è fatta di costruttività, di capacità di lavorare insieme. Ecco, questo è l'auspicio. Io la ringrazio, Presidente, devo dire che la sua relazione è andata al di là di ogni mia aspettativa. Ne ho condiviso la chiarezza, la profondità delle ispirazioni, ma anche la precisione degli impegni, perché per governare bene bisogna avere idee giuste, perché se le idee sono sbagliate è meglio non governare. Ma non basta avere le idee giuste, bisogna ogni giorno lavorare per metterle in pratica. Questa è la tradizione di questa regione, mi pare che lei sia partito col piede giusto. Grazie. Grazie consigliere Parolini. Ho ricevuto in aggiunta alle iscrizioni già comunicate la richiesta di intervenire anche del consigliere Rolfi. Annuncio l'ordine con cui chiamerò gli interventi e annuncio che le iscrizioni a parlare sono chiuse. Interverrà il consigliere Ambrosoli, il consigliere Parolo, il consigliere Alfieri, il consigliere Galli, il consigliere Carcano, il consigliere Decorato, il consigliere Martina, il consigliere Foroni, la consigliere Castellano, la consigliere Fatuzzo, il consigliere Rolfi e il consigliere Romeo. Questo è l'ordine con cui, chiedo scusa, la consigliere Nanni e il consigliere Romeo. Questo è l'ordine con cui la Presidenza chiamerà gli interventi. Ha chiesto di intervenire il consigliere Ambrosoli del gruppo Patto Civico. Ne ha facoltà. Signor Presidente, signori e signore assessori e consiglieri, la gravità del momento è sotto gli occhi di tutti. Non troverete quindi nessuna preclusione ideologica o preconcetta da parte di questa opposizione ad ogni iniziativa che sia realmente rivolta a far fronte alle esigenze di tutti coloro che vivono nella nostra regione. Devo dire che fa specie sentire invocare la continuità da parte di chi ha il merito di aver precocemente interrotto la precedente legislatura regionale. Per cui leggo nella dichiarazione di continuità che si vuole perseguire quasi un moto di orgoglio per la responsabilità di governo esercitata ininterrottamente negli ultimi 18 anni e di espresso riconoscimento anche all'alleato di ieri e di oggi, dal quale pochi mesi fa lei aveva con determinazione preso le distanze.
sicché più che affidare la mia speranza e quella di oltre 2 milioni di cittadini lombardi al senso del suo impegno per la continuità, voglio confermarmi sul suo elogio, sul suo impegno nei confronti dell'innovazione. Innovazione che, come lei ha detto presentando il suo programma, è concetto non relegato all'ambito del progresso scientifico, tecnologico e industriale, ma, sono parole sue, rivolto a nuovi modelli di sviluppo e ad ogni campo di azione del governo. Voglio vedere e vedo nel suo elogio dell'innovazione quindi anche quella aspirazione alla discontinuità. Discontinuità che in alcune scelte e comportamenti di governo sola può rispondere alle esigenze dei nostri tempi. Perché infatti la continuità non offre la possibilità di un rilancio della nostra economia. Un aiuto efficace alle nostre tantissime imprese, che infatti numerose negli anni ultimi hanno abbandonato il territorio regionale per spostarsi, ad esempio, oltre il confine elvetico, approfittando di infrastrutture, politiche del lavoro, burocrazia, sistemi di incentivazione per le imprese di gran lunga migliori di quelli che in Regione Lombardia vengono offerti. E parlando di aiuto alle imprese non mi riferisco certo solo a quelle industriali o di dimensioni medio-grandi, ma mi riferisco a quel preziosissimo tessuto imprenditoriale che, come anche lei ha indicato, caratterizza l'operosità lombarda, fatto di piccole e piccolissime imprese, spesso coincidenti con nuclei familiari. Quel tessuto produttivo che ha resistito a fatica alla crisi fino ad ora, solo mettendo mano ai risparmi conquistati in anni migliori, e chiede ora con forza una regione finalmente che non lo lasci solo, ora che quei risparmi sono stati erosi. Chiede di essere accompagnato non esclusivamente con aiuti economici, né solo con la necessaria e urgente, e su questo vedo che siamo d'accordo tutti, anche su questo, riduzione della burocrazia, ma anche più semplicemente chiede di essere aiutato con una visione, con l'indicazione di una strada per un futuro verso il quale la Regione intende impegnarsi non a parole, che è poi ciò che anche le imprese più grandi chiedono. L'indicazione di una strada, o se vogliamo usare quell'espressione tanto demonizzata negli ultimi anni, chiedono una programmazione economica industriale. Si vuole in questa regione credere nel futuro della ricerca? Si vuole in questa regione credere nel sistema manifatturiero? Se sì, non si tratta solo di stanziare risorse, elemento certamente importante, ma di programmare, di porsi degli obiettivi, di valutare l'esito di ciò che viene fatto. E bisogna farlo coinvolgendo fattivamente chi quel mondo rappresenta, coinvolgendolo nelle decisioni e nelle assunzioni di responsabilità. E poi, ancora, la continuità non può essere proposta con orgoglio a chi, e mi riferisco ai giovani, da troppi anni trova sempre meno opportunità di ingresso nel mondo del lavoro e magari all'esito di un percorso di studi vissuto con impegno e profitto si vede sempre più di frequente costretto a portare la propria preparazione al servizio di un'economia straniera, con il doppio paradossale pregiudizio del nostro sistema: il costo per la collettività di una formazione che non arricchisce lo Stato neanche di nuova linfa inventiva, e un'economia straniera resa più competitiva in ragione proprio dell'acquisizione di queste risorse senza nessun genere di costo. Né la continuità può essere offerta alle centinaia di migliaia di donne alle quali il mondo del lavoro nella nostra regione è precluso, anche in ragione di politiche che hanno fatto della nostra regione non certo l'eccellenza, per quanto concerne ad esempio l'indice di uguaglianza elaborato dalla Banca d'Italia, che ci colloca ben dietro l'Emilia Romagna, dietro anche il Piemonte e il Veneto, ed è allo stesso livello di regioni italiane caratterizzate storicamente da condizioni socio-economiche di gran lunga meno favorevoli delle nostre. Gli esempi potrebbero continuare. Penso anche ad Expo, penso al settore della cultura e dello spettacolo, svilito gravissimamente negli ultimi anni. E sono certo che negli interventi che seguiranno altri potranno portare ulteriori esempi, ulteriori testimonianze cioè dell'esigenza di profonda discontinuità. Certo però non posso esimermi, tanto più all'esito dell'ascolto delle sue parole, a rischio di duplicazioni, da rifiutare con decisione ogni prospettiva di continuità se facciamo riferimento alla tematica dell'ambiente e del paesaggio. Mi spiego. Il consumo del suolo nella nostra regione ha raggiunto livelli che lei stessa riconosce come significativo nel momento in cui assume degli impegni a riguardo.
non è una prospettiva di parte. Ormai sono i medesimi soggetti che l'immaginario collettivo ha sempre identificato come nemici della conservazione del suolo a dirci che non si può occuparne di ulteriore. Mi riferisco al settore edile. L'ANCE, che rappresenta ciò che il settore, che solo con un eufemismo possiamo definire semplicemente in crisi, individua nell'indirizzo a consumo zero la possibilità del rilancio del settore, con investimenti rivolti alla riqualificazione e alla migliore efficienza energetica degli edifici. Anche questa è una strada che alla regione, alla nostra regione, spetta indicare senza titubanze, non potendo ulteriormente sacrificare quel bene prezioso, anche economicamente, per un turismo verso il quale bisogna investire in maniera coordinata, che è il nostro ambiente, che è il nostro paesaggio. Da questo punto di vista, signor Presidente, vedo una preoccupante incongruenza tra l'intendimento da lei stesso manifestato di attenzione all'ambiente e la realizzazione di, parole sue, nuove infrastrutture autostradali più sicure e scorrevole. Condividiamo l'esigenza di portare a compimento quanto già programmato, finanziato e cantierizzato, tanto più in vista di Expo, e quindi TEM, Brebemi e Pedemontana. Ma quell'espressione, nuove infrastrutture autostradali più sicure e scorrevole, contrasta con gli studi che ci dicono che nuove autostrade sono la risposta sbagliata alle esigenze di mobilità dei nostri tempi e del futuro. Abbiamo costruito negli anni chilometri e chilometri di strade ad alta velocità, cui non è conseguito un abbassamento dei tempi di trasferimento. E tutti gli studi ci dicono che nuove strade con quelle caratteristiche hanno invece un effetto sicuro, che è quello di devastazione dell'ambiente. Quale impatto zero con nuovi chilometri di asfalto e cemento? Ora, i cardini del governo, del programma di governo regionale, sono tuttavia altri. Lei ha indicato tre priorità, all'inizio ci trova perfettamente d'accordo su tutti: la crisi economica, come farvi fronte, il contrasto a ogni forma di illegalità, la riduzione dei costi della politica, che è riduzione non solamente di stipendi e di emolumenti, ma anche di ruoli, evitare duplicazioni di ruoli. Ma ha indicato come punti caratterizzanti quelli che lei aveva già individuato nel corso della sua campagna elettorale, ha ricordato prima. I cardini del programma regionale sono la macroregione e l'attribuzione alla regione Lombardia del 75% del gettito tributario IVI generato. Già in campagna elettorale c'è stata occasione di discussione a riguardo e ovviamente riconosco il significato di una maggioranza, seppur relativa, di elettori lombardi che ha votato, che ha fatto queste proposte, e ne traggo le conseguenze dovute. Anche in riferimento a questi punti di programma, in esordio ho detto che nessuna preclusione ideologica e preconcetta troverete da parte di questa opposizione ad ogni iniziativa che sia realmente rivolta a far fronte alle esigenze di tutti coloro che vivono nella nostra regione. E più nel dettaglio, proprio per la cornice costituzionale che tali interventi richiedono e che lei ha espressamente richiamato, non ho sentito se anche nell'intervento di oggi, però nella prima parte, che è identica della delibera numero 1 della Giunta. Ecco, anche per la cornice costituzionale che tali interventi richiedono, non possiamo guardarli esclusivamente nella loro coerenza e non nel contrasto con la dimensione unitaria nazionale. Di più, non possiamo che guardarli nella prospettiva europea. Sappiamo che a livello europeo e a livello transnazionale si promuove l'unione operativa di aree omogenee come soluzione per la miglior risposta alle esigenze di chi vive quelle omogeneità. Lei ha citato due esempi che riguardano la nostra regione, ve n'è anche un altro, quello della Convenzione delle Alpi, che riunisce i territori che vivono intorno alle Alpi dalla Francia sino all'Austria, oltre i territori strettamente montuosi, interessati da tematiche alle quali l'ho vista sensibile, legate all'economia montana e alla tutela dell'ambiente. Questa convenzione coinvolge le pianure a sud delle Alpi, il tutto nel contesto delle grandi infrastrutturazioni transfrontaliere dei corridoi europei. Ne fa parte la Lombardia, ne fanno parte altre 9 regioni di diversi stati dell'arco alpino. Coinvolge ora più di 70 milioni di abitanti rispetto ai 14 dell'area strettamente alpina, facendo così raggiungere una massa economica tale da considerare l'euroregione alpina nel perimetro definito come la macroregione europea col PIL più alto d'Europa. Tale perimetro è fortemente connotato da un'economia agricola, industriale e artigianale all'avanguardia e non integralmente travolta dalla crisi economica. Ora, ad iniziative di questo genere capaci di potenziare la forza della Lombardia, in sinergia anche con regioni straniere, nel pieno rispetto dell'identità nazionale,
rivolte non a creare uno Stato nello Stato, né sovrastrutture burocratiche o nuovi centri di potere, o se vogliamo semplicemente di costo, che diluiscono la responsabilità, non si può guardare con faziosità e con occhi di parte, e così non faremo. Quello che vogliamo, perché è assolutamente necessario, è che tutto ciò sia accompagnato, invertendo il trend di questi anni nella nostra regione, dalla restituzione di responsabilità e potere agli oltre 1500 comuni della Lombardia. Promuove l'integrazione fra gli stessi, quelli più piccoli in modo particolare, valorizzi il senso di un'Europa non solo degli stati, non solo delle regioni, ma anche delle grandi aree metropolitane, come quella che qui richiede di essere agevolata nella sua Costituzione, proprio per assecondare quel concetto da lei già espresso, unire le omogeneità per meglio rispondere nell'immediatezza delle vicinanze alle esigenze di chi vive il territorio. Ecco, interventi che vadano in tale direzione vedranno la partecipazione di questa opposizione. In questa prospettiva noi svolgeremo il nostro ruolo da questi banchi. Anche in questa prospettiva svilupperemo in chiave propositiva e collaborativa, ma anche di controllo, la nostra responsabilità nei confronti di tutti coloro che vivono nella nostra regione. Grazie e buon lavoro. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Parolo del gruppo Lega Nord, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Signor Presidente Roberto Maroni, non le nascondo una certa emozione intervenendo con una nuova amministrazione che si presenta con grandi progetti per la nostra regione. Poi interverrà di seguito il nostro presidente di gruppo che farà un intervento più corposo sull'intera valutazione del programma. Permetta però di porre l'accento su alcune questioni. Lei ha parlato, Presidente Maroni, di gesti concreti. Allora una questione fondamentale che è stata toccata per far ripartire la nostra economia, la nostra locomotiva, io credo sia proprio quella della burocrazia. Conosciamo i problemi che sono legati al mondo delle imprese, l'accesso al credito, la carenza di infrastrutture, la difficoltà di esigere i crediti, ma io penso che il principale problema oggi per il mondo delle imprese sia proprio quello della burocrazia. Allora, i gesti concreti possono essere quelli che lei ha ricordato in campagna elettorale e che io sono sicuro verranno attuati. Per esempio, invertire il ruolo della pubblica amministrazione, fidarsi dei cittadini. Io penso che sia giunto il momento di cambiare il nostro sistema legislativo. Dobbiamo eliminare la stragrande maggioranza delle autorizzazioni che sono previste per ogni procedimento, per ogni accesso da parte dei cittadini alla possibilità di lavorare, di creare lavoro. Dobbiamo eliminare le autorizzazioni e aumentare i controlli. Dobbiamo fare in modo che i nostri dipendenti pubblici siano utilizzati per fare i controlli. Dobbiamo fidarci dei nostri cittadini. Dobbiamo fare quello che avviene negli altri stati europei. Dobbiamo attuare l'articolo 118 della Costituzione, che prevede che le funzioni amministrative spettino ai comuni, alle province e solo in subordine alla regione. Purtroppo il torto della nostra regione in questi anni è stato quello di volersi sostituire molte volte al ruolo che è attribuito ai comuni e alle province. E sulle province, apro e chiudo una parentesi, sono assolutamente d'accordo sul fatto che debbano essere rielette dai cittadini. Bisogna reintrodurre l'elezione diretta dei cittadini, altrimenti è meglio eliminarle del tutto. E vengo al punto che più mi sta a cuore, come puoi immaginare, quello della montagna. Ci vogliono leggi effettivamente applicabili, signor Presidente. La stessa legge che è ottima per Milano può essere pessima per Foppolo in Alta Val Chiavenna, in Alta Val Brembana, o per Madesimo in Alta Val Chiavenna. Purtroppo la nostra regione si è comportata come uno Stato nello Stato. Ha spesso fatto leggi che vanno bene a Milano, a Foppolo e a Madesimo, creando grandi difficoltà.
dobbiamo intervenire per prendere atto che ci vogliono legislazioni differenti. Non è possibile pensare che per risolvere il problema delle polveri sottili si vieti il riscaldamento con le stufe a Milano, ed è giusto, ma lo si vieti anche a Foppolo o a Madesimo. Questo i cittadini non lo possono accettare. Ho fatto un esempio banale. Non è possibile pensare che si faccia una legge di governo del territorio che preveda gli stessi adempimenti per il comune di Madesimo, per il comune di Foppolo, per il comune di Milano. È evidente che ci sono situazioni e necessità diverse. Dobbiamo calibrare la legislazione in questo modo. Dobbiamo valorizzare le risorse della montagna, signor Presidente. La filiera bosco-legno, valorizzare il paesaggio. Parliamo tantissime volte di ambiente. Nessuno parla mai di paesaggio, che è un concetto completamente diverso, che non è nemmeno nella testa dei nostri cittadini. Dobbiamo creare una cultura del paesaggio, perché con il paesaggio possiamo creare risorse economiche, possiamo veramente fare turismo di qualità. Dobbiamo valorizzare la bioedilizia, incentivare le nostre imprese che sono in difficoltà ad utilizzare i materiali del territorio anche ai fini del contenimento energetico. Copiamo da quello che fanno gli altri. E vengo anche, quando dico gli altri, mi appresto anche a dire a chi mi riferisco. Copiamo dagli stati confinanti, copiamo dalla Svizzera. Ho usato volutamente stati confinanti in maniera provocatoria, perché il Sud Tirolo si comporta come uno stato confinante nei rapporti della nostra regione. Anche il Trentino. E allora io dico, copiamo ciò che c'è di buono in questi stati confinanti. Lei, Presidente Maroni, ha più volte manifestato la volontà di voler istituire una commissione, mi auguro permanente, che si occupi dei rapporti tra la Lombardia e questi stati. Io credo sia assolutamente opportuna, anche se fosse solo per copiare ciò che c'è di buono in questi stati che confinano con noi e che riescono a valorizzare il loro territorio. Ci sono 120 milioni di euro che sono bloccati a favore dei comuni confinanti, semplicemente perché non sono state risolte mere questioni burocratiche e che sono disponibili, pronte per essere utilizzati. Infine, sempre per quanto riguarda la montagna, non possiamo trascurare la questione delle risorse idriche. Lei ne ha accennato nel suo intervento, Presidente Maroni, ma io penso che dobbiamo agire sulla tutela e sulla valorizzazione. Sulla tutela, credo che sia ormai inaccettabile che Regione Lombardia non sappia dare una risposta al prosciugamento dei nostri fiumi che sta avvenendo in tutte le province montane e pedemontane. Si stanno costruendo centinaia di microcentraline che non servono a niente, servono solo ad arricchire chi fa le domande, perché prendono i contributi da parte dello Stato, anche da parte dei cittadini che sono costretti a pagare per tutti quelli che fanno queste richieste. E poi la valorizzazione per quanto riguarda l'assegnazione delle nuove concessioni idroelettriche. È una battaglia che abbiamo già tentato di fare, che purtroppo è andata male. Regione Lombardia ha già fatto una legge, è stata impugnata dal governo e dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Ma è inaccettabile che Regione Lombardia, che produce un quarto della ricchezza nazionale delle risorse idroelettriche, 1 miliardo di euro all'anno, non possa trattenere sul territorio una parte consistente di queste risorse. Ed è ancor più inaccettabile che con il decreto sviluppo fatto dal governo Monti le concessioni idroelettriche possono finire in mano a delle multinazionali straniere che daranno ancora meno di quello che di quel poco che oggi viene riconosciuto ai nostri territori. Bene, io credo che queste siano battaglie da fare, da portare avanti, se vogliamo ridare fiducia ai nostri cittadini, alla nostra regione e far veramente ripartire la locomotiva lombarda. Grazie e buon lavoro, Presidente. Grazie, consigliere Parolo. Ha chiesto di intervenire il consigliere Alfieri del gruppo Partito Democratico. Ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Ho ascoltato con attenzione la presentazione del programma di governo del Presidente Maroni. Penso che nel momento in cui si inizia una fase nuova come questa, ricca di aspettative, si debba farlo rendendosi pienamente consapevoli della fase che stiamo vivendo. Stiamo vivendo le società europee e
il mondo occidentale. Dico questo perché la Lombardia è una regione importante, 10 milioni di abitanti, che è cambiata profondamente in questi anni, quasi 1 milione di abitanti in più, molti sono cittadini stranieri, ci sono i fenomeni legati all'invecchiamento della popolazione, tutti i fenomeni che hanno investito le società occidentali, ne mettono a rischio oggi, diciamo, quel ruolo di leadership politico, economico e culturale che hanno avuto per anni. Oggi si affacciano nuove potenze ed è evidente che sarebbe velleitario pensare a un ruolo della Lombardia che trova qui soluzioni che non si connettono, non si relazionano con i profondi cambiamenti intervenuti nella società e quindi il ruolo che la Lombardia deve avere in Europa. Parto da qui perché negli ultimi 10 anni abbiamo assistito a 2 fenomeni nelle principali democrazie europee. Da una parte una spinta verso il processo di integrazione europea e dall'altro nei singoli paesi un processo di devoluzione di poteri, funzioni, risorse, non quante ne avremmo volute, nei confronti delle autonomie locali. Oggi assistiamo a uno stallo su entrambi questi processi. Da una parte una difficoltà a rendere l'Europa veramente il sogno che avevano pensato e coltivato grandi statisti del passato, anche italiani, e cioè quello strumento, quell'organismo sovranazionale in grado di rispondere delle sfide che oggi sono internazionali a cui noi non siamo più in grado di rispondere, i grandi cambiamenti climatici, anche accompagnare la crescita economica, la lotta alla criminalità organizzata che non conosce confini, l'esigenza di rispondere anche a delle crisi che sono asimmetriche in Europa. Ecco, più forza l'Europa significa rispondere con più efficacia a quelle sfide con cui noi non siamo più in grado di rapportarci da soli. Allora diventa fondamentale il ruolo anche delle regioni dentro questa nuova costruzione europea. Lo diceva bene Umberto Ambrosoli nel suo intervento. Come noi riusciamo a interpretare una nuova fase in cui gli stati nazionali non sono più in grado di rispondere ad un processo di integrazione europea, al completamento del processo di integrazione europea, dove invece le regioni hanno la vitalità, la forza e oggi anche quei poteri per giocare una partita. E dall'altra parte invece l'esigenza di completare una riforma in senso federale dello Stato nel nostro Paese, che è oggi fondamentale per dare delle risposte ai territori, alle esigenze delle famiglie lombarde, di imprese e di lavoratori. Allora Lombardia deve essere protagonista su queste 2 sfide. In Europa penso, e aggiungo alcuni spunti, Presidente Maroni li ha toccati nel suo intervento, io penso che finalmente si debba arrivare ad attuare una delle disposizioni per cui si è a lungo litigato in conferenza Stato-Regioni, che è quella che le regioni possono essere, e in particolare la Regione Lombardia, capofila quando a Bruxelles si discute delle competenze esclusive, dopo la riforma del titolo V della Costituzione. Penso che il Presidente Maroni si debba fare portavoce di questa battaglia, dove quando si parla degli interessi degli agricoltori italiani possa andare un Presidente di Regione, quando si parla delle questioni che hanno a che fare sull'organizzazione delle competenze esclusive delle regioni ci sia un Presidente di Regione. Questo vuol dire anche grande collaborazione all'interno degli organismi europei. Ecco, una critica che noi abbiamo fatto in passato a Formigoni è quello di organizzare il club delle regioni in bellissimi alberghi e di essere invece meno presente il comitato delle regioni. Là dove si discute quella programmazione comunitaria di cui faceva cenno il Presidente Maroni prima, purtroppo abbiamo perso delle occasioni, perché è vero che parte dal 2014, ma gli atti fondamentali ormai sono stati decisi e sono passati dai procedimenti di procedure codecisionali che hanno preso anche il Parlamento. Ecco, vorrei un maggiore protagonismo su questi passaggi. Quando si decide di spostare risorse ingenti, importanti, verso regioni in ritardo di sviluppo o regioni come la nostra che hanno bisogno di investimenti sulla competitività o che hanno bisogno di risorse sul versante della cooperazione transfrontaliera. Ci sono già là dentro, lo ricordava ancora bene Umberto Ambrosoli, regolamenti che permettono collaborazioni anche molto forti, rafforzate tra le regioni alpine. Noi abbiamo interesse a investire lì su quelli che erano i programmi Interreg, ad avere risorse. È chiaro che se noi esercitiamo un ruolo all'interno del Comitato delle Regioni più forte, più incisivo, con la presenza del Presidente della Regione, coordinandosi con gli altri Presidenti di analoghe regioni che hanno problemi simili ai nostri, che hanno problemi omogenei ai nostri, possiamo giocare questa partita. Dico questo perché non c'è bisogno di scomodare nuovi livelli istituzionali.
c'è già nei regolamenti europei da una parte, c'è già nel nostro statuto di autonomia la possibilità di ricorrere a forme di collaborazioni più forti. L'articolo 2,4 lettera G del nostro statuto d'autonomia dice proprio che possiamo, la Regione può promuovere forme forti, più efficaci, più intense di collaborazione, proprio di integrazione tra le regioni padano-alpine. Ecco, io non vorrei che il tema della macroregione finisca per essere un nuovo feticcio ideologico a cui aggrapparsi per non rispondere in maniera efficace alle sfide che ho appena espresso e appena delineato. Regione Lombardia può essere protagonista insieme alle altre regioni, utilizzando al meglio lo statuto, le normative europee, a prescindere dal fatto di creare un nuovo livello istituzionale di cui oggi non sentiamo francamente il bisogno, soprattutto se viene interpretato in chiave ideologica, in chiave di rivendicazione nei confronti del governo e non in una logica invece di cooperazione rafforzata che potrebbe essere portata avanti. Io adesso faccio una serie, metto in fila una serie di titoli, ma che può essere fatto anche a normativa invariata. Mi riferisco all'idea di riallineare finalmente, mi ricordo quando era ministro Maroni che lo diceva, ma poi non è stato fatto, riallineare la discussione sul codice delle autonomie e sulla riforma del federalismo fiscale, che devono andare di pari passo. Ripartiamo da lì. Basta lo spezzatino che prevede l'adeguamento degli assetti del nostro paese, riforme istituzionali, si sa di quanto ce n'è bisogno in provvedimenti come quelli della spending review che mirano al contenimento dei costi. Oggi il problema delle istituzioni non è solo il contenimento dei costi, è rendere più adeguate alle sfide che noi abbiamo davanti e far dimagrire lo Stato, la parte dei ministeri. Se si devolvono funzioni e risorse a regioni e autonomie locali, ci deve essere un dimagrimento dell'apparato centrale. Riprendiamo il percorso che era stato avviato nell'ottava legislatura, ad esempio sull'attuazione dell'articolo 116, sul federalismo differenziato. Lo possiamo fare a prescindere dall'individuazione di un nuovo livello istituzionale. C'è già, perché non andiamo avanti? Definiamo quali sono le funzioni su cui poter procedere. Magari è anche l'occasione, in un rapporto con il governo centrale, per rivedere alcune delle funzioni che erano state lasciate alle regioni, penso all'energia che non ha senso, che potrebbero invece essere affidate a livello nazionale, invece altre su cui Regione Lombardia e altre regioni possono andare avanti perché sono pronte, hanno la capacità, sono più efficaci, quindi in un'ottica anche di sussidiarietà. Un modello di superamento delle province, penso sia inevitabile, che vada affiancato a una riforma profonda del meccanismo delle gestioni associate. Abbiamo girato tutti in campagna elettorale, abbiamo incontrato gli amministratori dei piccoli comuni, sono disperati, non sanno come poter costruire un modello nuovo di governance che prenda atto che oggi lo Stato si sta ritirando. Ci sono meno risorse pubbliche, abbiamo bisogno però di dare più servizi, perché, dicevo prima, l'invecchiamento della popolazione, perché crescono i bisogni. E quindi dobbiamo mettere in condizioni le autonomie locali di poter rispondere a bisogni crescenti. Quindi una riforma, una legge di riordino territoriale fondamentale, anche qui Regione Lombardia può dare l'esempio, può essere capofila, individuiamo da subito gli ambiti territoriali ottimali, diamo un'indicazione certa ai comuni, soprattutto ai piccoli comuni che non sanno come fare a mettere insieme tutte le funzioni a partire dalla fine di quest'anno. Estendiamo il metodo, magari incentivandolo, delle gestioni associate anche ai comuni sopra i 5.000. Parlavo prima di superamento delle province, perché non pensare in prospettiva a quello che oggi è lo strumento dei piani di zona. Ecco, noi vorremmo, mi riferisco anche all'assessore alla famiglia, che il piano di zona diventi lo strumento fondamentale che ha insegnato ai comuni a programmare insieme e a gestire servizi delicati per la nostra gente sul territorio. Ecco, perché in futuro non può diventare il luogo in cui si progettano la parte dei servizi sociali, dell'assistenza, della formazione, del lavoro? Lì si può semplificare, eliminare un livello di governo intermedio, dare più forza ai comuni, farli lavorare insieme, risparmiare risorse, dare servizi più efficienti. Poi il patto di stabilità territoriale, qui mi rivolgo all'assessore Garavaglia, che conosciamo e stimiamo come amministratore capace. Sul patto di stabilità territoriale, esperienza che abbiamo avviato insieme, lì si può fare di più. Questi 133 milioni
figli di una decisione della legge nell'ultimo patto, nell'ultima legge di stabilità, a cui obbligatoriamente Regione deve mettere un pezzo, beh, noi pensiamo che si possano trovare più risorse. Vogliamo collaborare anche con le altre regioni? Perfetto, bene, se serve anche a portare e a dare una boccata di ossigeno in più ai comuni che oggi sono schiacciati, hanno bisogno di rispondere. Si spera che a livello nazionale anche da, partano appunto e arrivino buone notizie che permetta di sbloccare i crediti nei confronti, i crediti che hanno le piccole e medie imprese nei confronti della pubblica amministrazione. E qui voglio dire, Presidente Maroni, che ho ascoltato con interesse la parte sull'economia, sull'occupazione. Allora, alcune cose in estrema sintesi. Cassa integrazione in deroga. L'abbiamo detto, opposizione responsabile. Quando ci sarà da andare a Roma a battere i pugni, saremo con lei. Lo faremo convintamente perché pensiamo che si debbano rassicurare le aziende e i lavoratori lombardi. Pensiamo che allo stesso tempo si debba lavorare per, appunto, per rassicurare e quindi per trovare quelle risorse necessarie, anche anticipandole, in modo tale che i sindacati si possano costruire le condizioni per un accordo sul secondo semestre per la cassa integrazione in deroga. Certo non basta, l'emergenza è quella della crescita, dello sviluppo, quindi della necessità di investire da questo punto di vista, è una delle priorità che ha messo al centro del suo discorso. Noi pensiamo che ci voglia un piano di occupazione della crescita in cui mettere dentro tutti i temi che sono stati citati. Si parlava del fisco, dell'accesso al credito, della semplificazione, la digitalizzazione. Noi pensiamo anche alla riforma degli incentivi, chiediamo che su questo al più presto ci sia un consiglio in cui ci sia un confronto con un vostro piano organico, con le idee dell'opposizione. Noi lo chiederemo fin dal prossimo consiglio di settimana prossima. E su questo, ecco, mi permetta una battuta. Lasciamo stare progetti velleitari in cui magari spendiamo anche soldi inutili come quello sullo studio di fattibilità della moneta complementare, coinvolgiamo invece le banche, lì sì, su quel progetto interessante di smobilizzazione dei crediti che vantano le imprese e gli artigiani nei confronti della pubblica amministrazione. Quella oggi è la priorità. Lasciamo stare quei progetti che servono a poco. Così come sul tema dell'Expo, noi cogliamo certamente l'avvertimento e la richiesta che viene. Da tempo chiedevamo che il tavolo Lombardia riprendesse, diciamo, l'iniziativa, si consolidasse. All'inizio aveva lavorato e non ha solo il compito di verificare il puntuale avanzamento delle infrastrutture, così come definisce la normativa, ma lì dentro era iniziato un lavoro interessante, poi interrotto, e spero che il Presidente Maroni lo possa riprendere, di confronto anche con le realtà associative, dall'ANCI alle associazioni di categoria, alle forze sociali, su passaggi principali che ci devono portare a Expo, dove non sono solo infrastrutture, ma c'è tutto il tema della costruzione di un dibattito approfondito sui temi dell'alimentazione, degli stili di vita, del rapporto con la salute e poi la questione della preparazione di un evento complesso come quello che ha a che fare con l'accessibilità, con la ricettività, con le iniziative culturali e del tempo libero su cui speriamo Regione possa fare un'operazione di coordinamento. Vado, cerco di andare veloce. Ecco, ci saremmo aspetti di più e qui lo dico con grande fermezza sul versante della riforma del welfare in senso lato, sanità e sociale. 17 miliardi e oltre di budget di Regione Lombardia, 3 minuti dedicati a questo comparto importante su cui era necessario marcare maggiormente la discontinuità rispetto all'epoca formigoniana. Troppi scandali sul versante sanitario, ci saremmo aspettati qualche parola in più su una riforma importante, incisiva della legge 31 in cui si parli di un nuovo rapporto tra pubblico e privato, si parli di iniziative incisive sul versante della trasparenza e dei controlli su come vengono spesi i soldi nell'ambito sanitario. Questo se lo aspettano i cittadini lombardi, gli operatori, così come sul fronte delle nomine. Noi non abbiamo apprezzato il passaggio di ieri, noi pensiamo che si debba passare a una nuova modalità di individuazione dei direttori generali dell'azienda ospedaliera, che sia più trasparente e premi maggiormente il merito. Su questo ci sarà tempo di confrontarci. Così come sul sociale, lo voglio dire come una battuta, noi vorremmo invitare il Presidente Maroni a fermare quel lavoro che era stato avviato
con la gara affidata a Ernest Young. Era un lavoro che presupponeva un cambio radicale di come è impostato il welfare in Regione Lombardia. Scelte importanti, decisive per il futuro del nostro territorio, non possono essere affidate a un soggetto esterno. Devono trovare qui, in Consiglio regionale, con lei, con la sua giunta, un confronto approfondito, passare dall'offerta alla domanda, passare a ricorrere a un sistema dotale, delegificare, andare avanti con atti amministrativi e non con una riforma complessiva del sistema di welfare. Beh, insomma, noi pensiamo che su questo prendiamoci il tempo che è necessario, approfondiamolo qui dentro. C'è bisogno di ridare centralità ai comuni, alle associazioni, al terzo settore, al volontariato, a chi si spende ogni giorno in questo settore. Noi pensiamo che debbano essere loro i protagonisti e non debbano essere saltati questi corpi intermedi. Sono quelli che garantiscono la coesione sociale delle nostre comunità. Un accenno finale sull'ambiente, ne ha parlato bene Umberto Ambrosoli, quindi vado veloce. Noi pensiamo che le opere appunto vadano completate, vadano fatte anche le compensazioni ambientali. Quelle comunità locali che sono state, che sono disagiate, che hanno pagato pesantemente il prezzo di infrastrutture certamente importanti, ma che comunque hanno inciso profondamente nel territorio, beh, insomma, l'impegno che vengano fatte insieme anche le compensazioni ambientali. E noi abbiamo proposto proprio l'altro giorno una legge sul consumo di suolo, proprio prendendo atto delle cose che dicevate anche voi. Concludo con una battuta. Noi abbiamo registrato positivamente in partenza l'apertura del Presidente Maroni ad un dialogo fattivo con l'opposizione. Lo sottolineava anche Ambrosoli in chiusura del suo intervento. Beh, insomma, noi vorremmo però che a questa apertura seguissero poi dei fatti concreti. Noi vorremmo portare il nostro contributo qui dentro e vorremmo che però ci fosse un riconoscimento formale nel lavoro delle commissioni, nell'articolazione anche delle commissioni, analogamente a quanto succede nelle altre regioni. Noi siamo disponibili a dargli credito e affiancarla in maniera responsabile quando ci sarà da fare battaglie dell'interesse dei cittadini lombardi, delle famiglie lombarde, dei lavoratori e degli imprenditori. Però non gli faremo sconti e saremo i peggiori avversari nel momento in cui verranno tradite le promesse che lei ha fatto in campagna elettorale e che ha fatto anche qui in Consiglio regionale. Per il resto, in bocca al lupo. Grazie consigliere Alfieri. Ricordo ai consiglieri che prendono la parola che il microfono si attiva automaticamente su iniziativa della regia, non c'è bisogno di schiacciare pulsanti. Ha chiesto di intervenire il consigliere Stefano Bruno Galli del gruppo Maroni Presidente, ne ha facoltà. Signor Presidente del Consiglio, colleghi consiglieri, grazie. Consentitemi anzitutto di esprimere il mio personale compiacimento a nome anche del gruppo che mi onoro di guidare, di rappresentare in questa autorevole assemblea, per l'adesione del Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, al gruppo consigliare Maroni Presidente. La Civica Maroni Presidente è nata ovviamente per sostenere la candidatura di Roberto Maroni alla guida di Regione Lombardia come candidatura autorevole e significativa, e direi che l'illustrazione del programma di governo per la legislatura ce l'ha dimostrato. Nei prossimi 5 anni noi della Civica Maroni Presidente sicuramente svolgeremo un ruolo di propulsori